Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Gioca con me, giochi per bambini. Oggi giocheremo un nuovo gioco di Dottor Panda, e cioè al ristorante del Dottor Panda, un gioco adatto ai bambini dagli 0 anni in su. Questa è la prima parte, ci sono infatti anche il ristorante asiatico e la seconda parte del ristorante. Ora invece giochiamo la prima parte. Vedete, col taxi arrivano i nostri primi clienti, un procione, ad esempio, e poi ne arriveranno tanti altri. Ecco che si siede a tavola e nella nuvoletta appare il piatto che ha scelto, in questo caso una buonissima torta di mele. Quindi iniziamo con la preparazione della torta. Quindi peliamo la mela in questo modo. Così, per bene. Voilà, abbiamo pelato la mela e adesso dobbiamo tagliarla a fettine sottili. Così, che andiamo poi a disporre sul fondo della torta, in questo modo. Voilà, fatto. Poi mettiamo il tutto in forno e la torta è già pronta. Ecco qua. Pronta e profumatissima. E la andiamo a servire al nostro amico Procione. Vediamo se gli piace. Sì, gli è piaciuta. Sembra molto contento e soddisfatto. Ora dobbiamo sparecchiare, vedete? Mettiamo a posto il piatto e le posate e andiamo a vedere chi arriva dopo di lui. Un ippopotamo. No, così siamo a posto. Ok, perfetto. L'ippopotamo desidera qualcosa da bere, quindi un frullato. Prendiamo il latte, dei mirtilli e frulliamo il tutto così. Voilà, il frullato è pronto. Ora lo serviamo al nostro ospite, che se l'è bevuto tutto ed è molto molto contento. Perfetto. Anche in questo caso sparecchiamo, così siamo pronti per servire al meglio il prossimo ospite, che è un orso polare in smoking, molto elegante. E arriva anche un'amicina, quindi abbiamo già due ospiti. E un terzo ospite, un terzo cliente che è una mucca. Quindi adesso dovremmo andare a servirle, è arrivata anche una scimmietta e abbiamo preso lei, abbiamo scelto lei come cliente e andiamo a preparare il piatto che ha deciso di gustare. Quindi affettiamo la cipolla, vedete? La tagliamo a dadini e poi prendiamo il mais, questa pannocchia, e la sgraniamo per bene, così. Poi facciamo sciogliere un po' di burro in padella, in questo modo. Vedete, è molto divertente questa app perché sembra proprio di cucinare. E ci mettiamo la cipolla a soffriggere per bene. E a questo punto aggiungiamo il mais e dell'altra cipolla che era avanzata e mescoliamo bene. Così, perfetto. Il piatto è pronto e lo andiamo a servire al nostro ospite.
Vediamo se gli piace. Sì, gli è piaciuto molto. Perfetto. Tutti sono soddisfatti al ristorante del dottor Panda. Ora abbiamo la mucca da servire e andiamo a preparare questa ricetta, per la quale ci servono delle uova. Prendiamo le uova e le sbattiamo, così. Perfetto! Mettiamo un filo d'olio in padella e poi mettiamo le uova e facciamo delle uova strapazzate, vedete? Così. E le andiamo a servire alla nostra cliente. Se le mangia ed è molto soddisfatta anche lei, ha gradito molto il piatto. Adesso sparecchiamo e andiamo a prendere il nostro orso. Per l'orso dobbiamo usare il frullatore, perché ha richiesto un milkshake, quindi latte, ghiaccio e cioccolato. Così. Ci mettiamo anche della panna sopra. Buonissimo. E addirittura delle ciliegie. Veramente buonissimo questo dessert. Vediamo se lo gradisce, ma penso proprio di sì. Miam, buonissimo, gli è piaciuto un sacco il dolce che gli abbiamo preparato. Sparecchiamo e siamo pronti a servire la gattina. La gattina ha richiesto del pane tostato, che andiamo subito a tostare, con della salsa, della glassa a cioccolato. Buonissimo, semplice e buono. Andiamo a servire la gattina. Vediamo se gradisce. Eh sì, ha gradito molto anche lei, devo dire. Benissimo, questo era il ristorante del dottor Panda. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete guardarne altri, visitate il mio canale e iscrivetevi gratuitamente. Condividete questo video con i vostri amici. E io vi ringrazio per avermi seguita e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!